Possiamo tutti dire che siamo felici di avere Pamela Viloresi. Buongiorno. Buongiorno. Pamela Viloresi, che è proprio l'8 di questo mese, chiuso una parentesi straordinaria. Parlare di misericordia, raccontare la misericordia a teatro attraverso esperienze che vengono da mezzo mondo. Questo Festival della Misericordia. Allora, io ho sempre fatto il Festival della Spiritualità, Divinamente Roma, anche a New York. Quest'anno io volevo fare un'edizione speciale per alla chiusura, alla conclusione dell'anno giubilare. E grazie al nostro ministero, al MIBAC, che ha fatto un progetto speciale, e al Polo Museale di Castel Sant'Angelo, mamma mia, un posto meraviglioso, che è un posto strepitoso. Tra l'altro noi il festival abbiamo finito, ma c'è una mostra di Manzù proprio sul tema del Cristo tra gli uomini, che veramente vi consiglio di vedere. E quindi abbiamo fatto questa edizione del festival con artisti che sono venuti da tutto il mondo, sì, a raccontarci che cosa. Ecco, io ho pensato che il giubileo fosse veramente un'occasione, misericordia, perdono, non solo agli altri ma anche a se stessi. Ma perdonare se stessi non credo che significhi passare sotto una porta, bene, ecco fatto, track, e vado a casa. Significa comunque un inventario, una riflessione sul proprio pensiero, sul proprio operato, sia come individuo che come società, rispetto ai problemi del mondo, rispetto ai litigi del mondo, perché non è più possibile vivere in concordia. In posti, prendiamo Aleppo per esempio, che è stato crogiolo di culture, di religioni, di razze, anzi è stata la sua forza, la sua ricchezza, il suo rinascimento, quello di essere stato culla di diversità. E allora la grande scommessa che ho voluto, alla quale ho voluto invitare anche gli artisti che sono venuti, di come dire, riflettere sulla possibile traghettatura, ognuno dalla propria tradizione religiosa, culturale, storica, verso una doverosa, un futuro di doverosa convivenza. Ma parlo doverosa rispetto a noi, rispetto agli altri, ma rispetto anche alla grande occasione che è la vita. Questo che vediamo è un danzatore Anangwa, che è kenyota, e parte proprio dall'anima della terra, dalla danza. Sai che la terra è viva per gli africani, alla sua anima, anche per noi, ma insomma ancora più per loro. E proprio lui fa tutto un percorso che arriva alla danza contemporanea, quindi questa identità che diventa una ricchezza per il futuro, una moneta di scambio verso il mondo. Vedi, Pamela, ascoltandoti si rende conto che quando si parla, il Papa lo dice in continuazione, la necessità della pace. Al di là adesso di non scomodiamo tanto, come tu dici, nel rispetto poi anche delle diverse tradizioni, delle diverse culture, senza andare a scomodare necessariamente Dio. Questo è un mondo che se non fa pace con se stesso non ha più senso di essere. Accennavi alla Siria, io ci aggiungo purtroppo quello che è successo in Israele e quello che immaginiamo succederà purtroppo in queste prossime ore. Che gli artisti raccontino il bisogno di perdono, il bisogno di riconciliazione è una cosa grande, anche perché tu hai scelto artisti da terre anche ferite, l'Africa, persone che portano nella propria famiglia, nella propria città, nel proprio luogo, le ferite di momenti durissimi. Infatti, siccome poi la reazione è quella di rifiutare una cultura, esatto, in blocco, l'Islam, no? Che invece è un errore gravissimo, perché ci sono ovviamente la maggior parte di bravissime persone che patiscono quanto noi questa situazione. Per esempio il mio spettacolo Safar, che Safari, viaggio, partiva proprio, raccontava dei grandi poeti mistici dell'Islam e dell'Oriente, partendo dalla terra che ha partorito più vicina a noi questa cultura, che era l'Andalusia, per passare dal Marocco, Tunisia, Persia, avevo musicisti, Turchia, la cantante turca, il musicista persiano e l'altro indiano del Kashmir. Quindi abbiamo attraversato
terre Siria ben infuocate. Bellissimo. Da questo punto di vista, eccolo qua lo spettacolo, Pajman è appunto persiano e poi qua non si vede, sì, ecco, Rashmi Bhatt, Yasmine, e quindi arrivare proprio al pensiero della grande armonia col mondo, della grande fratellanza che i grandi mistici, sia islamici che orientali, ci raccontano e anzi ci invitano a seguire. È stata una serata magica. Immaginiamo. Ed è bello, devo dire, la fortuna di appartenere un po' al mondo dell'arte, sono sincera, dove noi lo sentiamo, lo abbiamo capito, lo abbiamo scoperto. Già il solo fatto di metterli su uno stesso palco, Pamela, di vederli tutti insieme, lavorare, contribuire alla realizzazione di una stessa opera, quella parla più di qualsiasi altra parola. Ma poi si capisce dove chi è in buona fede, ecco, è il caso di dirlo, bellissimo, percorre lo stesso cammino, ha lo stesso obiettivo di essere migliore, di stare meglio con gli altri. Senti Pamela, tu hai parlato, hai iniziato proprio con la tua personale, se mi permetti, idea di perdono, della capacità di guardare prima a se stessi, di perdonarsi i propri limiti per poi concedere anche questa mano tesa agli altri. Tu la misericordia l'hai usata nella tua vita, hai imparato a usare misericordia verso te stessa, verso gli altri? Verso me stessa meno, perché sono sempre stata molto severa, ma questo anche perché, avendo voluto far teatro fin da piccola, a 15 anni ho cominciato le tournée, venivano i miei genitori a firmare i contratti, avevo un tutore bellissimo in compagnia. Un rappresentante, insomma, chi si assumeva della la responsabilità, famiglia, certo. Però io ho dovuto essere tutrice di me stessa, ho imparato 4 lingue, ho imparato il canto, ho messo da parte, insomma, dovevo stare attenta, ero sola, poi erano gli anni di droghe, quindi voglio dire, non era stato facile gestire, sono dovuta essere molto severa con me stessa, di questo forse la mamma tedesca, ma anche il papà toscano. Ti è servito davvero, È stata una miscela esplosiva, diciamo, che però ha funzionato. Però devo dire che vivo la mia vita meglio da quando ho imparato la misericordia verso gli altri, cioè che già riuscire a cancellare il rancore, non sempre ci riesco, però almeno ci provo, è una liberazione infinita. Quando, parlando certe volte, dice ma i percorsi di fede con i più agnostici sono delle costrizioni, e io dico no, sono delle grandi libertà. Pensa solo liberarsi dal rovello, dall'odio e dal rancore. Che dal desiderio di vendetta, questa portata poi tradotta anche in scena con una scelta come questa non è da tutti, Pamela, però evidentemente diventa davvero una necessità. Tu hai portato in questa cornice unica al mondo, cioè vi siete unica immersi al mondo. È vero, è il caso di dirlo. Ma poi noi ce l'abbiamo qui, signori italiani, signori romani, quant'è che Castel non andate Sant'Angelo. A Castel Sant'Angelo? Guardate, è qualcosa di è una cosa che lascia senza fiato nel verso. Mamma quelle mia. Che erano state anche delle prigioni, poi attenzione, cioè non ci dimentichiamo anche Benvenuto Cellini, esatto, è stato imprigionato lì, no, esatto. Ma poi è buffo perché anche in stanze poi peraltro papali ci sono dei dipinti spettacolari, sì, che poi sono molti, sono dei baccanali ma bellissimi, a parte come domina la città, San Pietro ai piedi, cioè è veramente un posto. Pamela, sai la cosa interessante di questo esperimento, che purtroppo, ripeto, si è appena concluso, anche l'aver ricordato che la misericordia non è finita, con la chiusura di quelle porte dove noi pensavamo che bastasse passare, abbiamo chiuso i conti con la misericordia, al contrario, ma quella di portare avanti questo discorso e di dire che più che mai attuale, perché è calato nella realtà dei paesi da cui sono provenuti gli artisti che tu hai fatto venire. Un giro del mondo a 360 gradi. C'è stato, ricordo, anche Massimo Nunzi con l'orchestra operaia, che ci ha portato i canti e le musiche dai canti di preghiera e di disperazione dei neri africani deportati in America, quindi lì altro che traghettatura, c'è una traversata oceanica, arrivare al grande jazz americano.
È stata una cosa, quando poi il jazz si è mescolato anche con i canti delle persone che provenivano dal Sud America, quindi da un'altra ancora cultura sonora, improvvisamente da un 2-3-4 si arriva a un 2-3, un 2-3, e quindi cambiano i tempi, cambia la libertà della musica. Addirittura hanno fatto dei pezzi di John Coltrane, pensate, che per liberarsi dall'eroina cominciò a scrivere delle musiche di preghiera profonda, poi è morto per le conseguenze della droga, però anche quelle sono di una ricerca disperata di un contatto col divino. E poi c'è stato Evelina Megnaggi, che appunto con canti ebraici, arabi e non solo, spagnoli, sefarditi, eccetera, ci ha raccontato di quei posti del Mediterraneo dove la convivenza era possibile. Guarda Pamela, ci hai portato in viaggio per il mondo e hai parlato di traghettare, hai parlato di un cammino. La misericordia è questa, secondo te? È un mettersi in moto verso qualcosa di più aperto, di più accogliente? Sì, intanto verso se stessi, ma anche verso l'altro, perché avere misericordia, avere la compassione è una parola bellissima, vuol dire partecipare alla passione dell'altro, è compatire, che non è oh, no, no, ma è ti capisco. È meraviglioso questo tuo compatire questo mondo e di darci una mano davvero a metterci in cammino. Pamela Villoresi, non fermarti mai, tu torni al cinema per un po', poi tornerai con le tue tournée, noi saremo sempre qua, la porta per te è sempre aperta, Pamela Villoresi. Ma io qua ci vengo volentieri. È sempre aperta e noi ci ritorniamo per le strade. Ti salutiamo Pamela e ti ringraziamo per questa levataccia mattutina, ce ne scendiamo tra le strade di Napoli dove la misericordia è davvero quel braccio teso, soprattutto nelle notti fredde che ci aspettano in queste ore. Grazie davvero a tutti voi, grazie alla nostra Pamela Villoresi, è sempre grazie. Un incanto. Buon anno! Noi ci troviamo nella casa di Gesù Confidi in Te, in via Calata Caporichino 214, Napoli. Questo luogo nasce perché il Signore toccò prima il cuore di mio fratello Tony e poi toccò anche a me. Noi eravamo due fratelli gemelli che avevamo vissuto veramente la nostra giovinezza molto con molta difficoltà e quindi notavamo che nel mondo le cose non andavano mai bene e allora molti altre anime incominciavano a vedere in me e in mio fratello una certa proiezione, questa di tendere la mano alla gioventù e tanto alle anime abbandonate, e quindi si appassionarono anche loro e quindi insieme a noi si unirono per fare questa missione bellissima. Ebbe misericordia, ebbe come madre, ebbe di Maria, Maria Mater mia. Nella mia conversione a 25 anni lasciai il mondo, lasciai tutte le occupazioni, preoccupazioni, anche una vita agiata, e quindi mi donai totalmente al Signore per stare vicino ai poveri, per costruire la chiesa domestica. C'è chi è sposato e quindi ha i suoi doveri coniugali, chi sta all'università e quindi si impegna all'università e chi naturalmente lavora. Quello che è importante è sapere che una volta al mese c'è il culto della Divina Misericordia a livello regionale. Riusciamo a fornire ogni venerdì sera dai 200 ai 300 pasti.
E in più una cosa molto importante, forniamo oltre all'assistenza al cibo, così i fratelli richiedono molto coperte, indumenti di ogni genere. Non sono più riuscito a smettere, anche dopo il matrimonio abbiamo continuato io e mia moglie a frequentare la comunità quotidianamente. La misericordia non è finita con il giubileo, questo sia chiaro. Grazie al nostro Luca Rossi. Prendetevi un caffè. Veloce, veloce, perché continuiamo a viaggiare con voi.